Vorrei presentare velocemente i due ordini del giorno che il gruppo Movimento 5 Stelle Lombardia ha presentato quest'oggi e che riguardano nello specifico due misure di sostegno al welfare abitativo adottate da Regione Lombardia. La prima è il contributo per il mutuo acquisto per la prima casa e la seconda è il fondo sostegno affitti. Perché abbiamo deciso di presentare questi ordini del giorno? Perché si tratta di misure di sostegno che sono sempre più richieste non solo dalle fasce di popolazione più fragili che non riescono a sostenere la condizione abitativa per perdita del lavoro o comunque difficoltà momentanea, ma anche il ceto medio che risulta sempre più impoverito dalla crisi tuttora in corso anche in Regione Lombardia. Recentemente i colleghi componenti del Comitato Paritetico di Valutazione e Controllo lo sanno già, approfitto per informare gli altri. Abbiamo avviato una missione valutativa proprio su queste due misure di sostegno. I risultati li abbiamo avuti la settimana scorsa e sono molto interessanti e attraverso questi due ordini del giorno vorremmo sottoporli all'assessorato alla casa per fare in modo che si apportino quelle migliorie all'erogazione del contributo mutuo prima casa e fondo sostegno affitti che li rendano più efficaci. Quali sono le criticità che abbiamo riscontrato? Per quanto riguarda il fondo sostegno affitti, abbiamo notato che è passato da un contributo elargito in conto capitale che veniva percepito direttamente dai beneficiari in quanto si trattava di moneta contante erogata da Regione Lombardia all'atto della stipula del rogito. Si è passati però da questa modalità all'erogazione in conto interessi. Questa erogazione spalma lo stesso contributo dai 5 agli 8 mila euro in 5 anni, abbattendo del 2% il tasso di interesse del mutuo a fronte di un mutuo stipulato per un minimo di 20 anni. Si è notato che con il cambiamento dell'erogazione di questa misura la domanda si è spenta. Praticamente nell'ultimo biennio 2012-2013 soltanto 79 domande sono state finanziate per l'accesso al fondo, al contributo mutuo prima casa. Praticamente Regione Lombardia ha messo a disposizione 5 milioni di euro e di questi 5 milioni di euro ne ha erogati soltanto 700 mila, perché su 5.000 domande che c'erano negli anni precedenti, l'anno scorso ne sono arrivate solo 79. Questo crollo di domanda decreta anche il fallimento della misura, decreta proprio un disallineamento fra le politiche abitative, l'intento, diciamo, l'obiettivo della legge che ha istituito questo fondo e gli effetti benefici che evidentemente non sono arrivati ai beneficiari. Quindi noi attraverso l'ordine del giorno chiediamo alla Regione di apportare quelle modifiche anche all'attuale bando di gara aperto 2014 sul fondo, sul contributo acquisto prima casa, prima di tutto per allargare la possibilità a tutte le banche. Abbiamo visto che non sono state incluse nel protocollo d'intesa fra Finlombarda, Regione Lombardia e ABI le banche online che sono di fruizione dei giovani. Non sono stati inclusi anche grossi circuiti di istituti di credito. A tutt'oggi doveva essere pubblicato l'elenco degli istituti di credito e sul sito di Regione Lombardia non c'è ancora nulla, che vuol dire che il protocollo d'intesa non è ancora stato stipulato, per cui se c'è la volontà politica la DG Casa può intervenire a migliorare la situazione, quindi allargando il parco degli istituti di credito, semplificando le procedure di istruttoria e soprattutto eliminando quei vincoli molto rigidi, perché questo fondo acquisto prima casa, mutuo per l'acquisto prima casa, si rivolge in modo particolare alle giovani coppie. Ma Regione Lombardia definisce le giovani coppie quelle che sono sposate all'atto della presentazione della domanda o retroagisce al 1 giugno 2012. Quando il PRERP, Presidente, posso continuare? Sì, appunto, consigliere, credo di sì che lei debba continuare, ma che soprattutto l'Aula debba consentirglielo. Quindi invito i suoi colleghi Buffagni e Violi a consentirle di continuare insieme a tutti gli altri membri dell'Assemblea. Grazie. Buffagni, Violi, subito al posto.
cos'è questo comportamento? No, anche perché, signori, il tema è proprio di stretta attualità, parliamo di mutuo prima casa, parliamo di cittadini lombardi che non riescono ad accendere un mutuo e parliamo di milioni di risorse messe a disposizione da Regione Lombardia che però non vengono richieste dai beneficiari, cioè i cittadini non fanno domanda per accedere a questo fondo, quindi è necessario che ci si domandi perché ed è necessario migliorare le condizioni di accesso a questo fondo. Volevo dire fare questa considerazione sulle giovani coppie. Regione Lombardia considera giovani coppie soltanto le coppie sposate e fa retroagire la possibilità di accedere a questo contributo alle coppie sposate dal 1 giugno 2012. Allora, se il PRERP, perché io vado a verificare i dati sempre di Regione Lombardia, se il programma regionale per l'edilizia pubblica residenziale dice che dal 2011 le coppie sposate sono in progressiva diminuzione e aumentano le coppie di fatto, questo, signori, non vi fa venire in mente che adesso le giovani coppie prima di sposarsi vogliono avere la stabilità di una casa? E allora io per accedere al mutuo, all'agevolazione mutuo prima casa di Regione Lombardia sono costretta a sposarmi? Oppure la Regione Lombardia, quando sono coppia di fatto, mi può aiutare a comprare casa in modo che dopo io mi possa sposare? Perché se l'intento è quello di formare e sviluppare i nuclei familiari, di questo bisogna tenerne conto, perché la coppia la si aiuta anche accompagnandola a sposarsi, non costringendola a sposarsi per accedere a un contributo. Chiudo invece sul fondo sostegno affitti dicendo che a differenza del contributo mutuo prima casa, l'analisi effettuata nella missione valutativa del Comitato Paritetico ha fatto emergere che è stata una misura molto più efficace. L'unica criticità legata al fondo sostegno affitti è che si tratta di un contributo fisso, quindi viene erogato nonostante i diversi redditi di chi ne fa domanda, viene erogata una quota fissa a tutti. È chiaro che questo non consente un'equa distribuzione dei fondi, quindi noi chiediamo nell'ordine del giorno di fare in modo che sia riparametrato il contributo fisso in maniera semplificata, in modo che sia realmente proporzionale all'intensità del bisogno di chi fa domanda del canone di locazione e di prevedere un meccanismo di calcolo che compatibilmente con le necessità gestionali e amministrative sia il più semplice e lineare possibile, in modo da consentire il controllo degli esiti della misura in termini di equità distributiva. Il fondo sostegno affitti è una misura preventiva anche nei confronti degli sfratti e sappiamo dal PRERP, cito sempre un documento di Regione Lombardia, che gli sfratti sono in aumento. Nel 2012 hanno riguardato 12.000 lombardi e si sono triplicati rispetto al 2005. Quindi il Movimento 5 Stelle Lombardia si auspica nel suggerire alla Giunta di impegnarsi sull'indirizzo per migliorare queste misure di sostegno di welfare abitativo di trovare anche il favore dell'assessorato alla casa e naturalmente della maggioranza delle forze politiche. Grazie. Pongo in votazione l'ordine del giorno 257. È aperta la votazione. Chiudo la votazione, presenti 67, votanti 66, favorevoli 66, il Consiglio approva all'unanimità. Ordine del giorno 258, contributo mutuo prima casa, primo firmatario Nanni. Pongo in votazione l'ordine del giorno 258, è aperta la votazione. Chiudo la votazione, presenti 61, votanti 60, favorevoli 60, il Consiglio approva all'unanimità.